Dopo ristoranti al chiuso, teatri, palestre e stadi, il Green Pass diventa obbligatorio anche per i viaggi a lunga percorrenza a partire da oggi, mercoledì 1 settembre, secondo quanto disposto dal decreto legge dello scorso 6 agosto. La certificazione verde da oggi è necessaria per viaggiare con aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina, con autobus che collegano più di due regioni o che siano adibiti a servizi di noleggio con conducente e infine con treni che effettuino viaggi a lunga percorrenza. Sono esclusi dall'obbligo della certificazione verde digitale i mezzi che effettuano trasporti su base locale e regionale. Nello specifico, per quel che concerne il trasporto su ferro, Trenitalia chiarisce che l'obbligo del Green Pass riguarda Frecce, Intercity, Intercity Notte e treni internazionali quali Eurocity ed Euronight, oltre che i Freccialink, dove la capienza massima passa dal 50 all'80%. Per spostarsi con questi mezzi, la certificazione verde sarà richiesta a chiunque acquisti un titolo di viaggio già al momento del pagamento del biglietto, fatta eccezione per i minori fino ai 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale, e per i soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Sui treni, dove bisognerà comunque continuare a rispettare le misure anti-Covid, come l'obbligo di mascherina, sarà il personale di bordo a controllare che i viaggiatori siano in possesso del Green Pass. Il passeggero sprovvisto del certificato verde sarà fatto scendere alla prima stazione utile e sarà sanzionato con una multa che va da 400 a 1000 euro applicata dalle forze dell'ordine, così come previsto dal DPCM. Queste le voci di alcuni viaggiatori che abbiamo intervistato questa mattina nella stazione centrale di Pescara. Dove state andando? E ce l'avete il Green Pass? Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. A Venezia. Tutte e due. Andiamo a Venezia, un matrimonio. Vabbè, sempre una vacanza, eh. Brava, sì, infatti. Quindi il Green Pass vi servirà anche per il matrimonio. Abbiamo, siamo uniti tutto. Vaccinati o tamponati? Vaccinati, vaccinati. Al riparo da multe eventuali perché il Green Pass ce l'abbiamo. Assolutamente, ma non tanto per le multe quanto piuttosto per l'emergenza. Quindi è bene averlo, insomma, e soprattutto noi giovani che possiamo dare il buon esempio, ben venga. È una sicurezza per noi e per gli altri, questo. Secondo te è giusto o sbagliato dover avere il Green Pass per fare questi viaggi a lunga percorrenza? È giusto, giustissimo, perché altrimenti non ne usciamo da questa pandemia. Per me no, non è complicazione, anzi è un aiuto. È una misura giusta, che lo capiscono anche i Novax, perché comunque è un rispetto civile nei confronti degli altri, insomma, quindi secondo me è giusto che questi vaccini vanno fatti. Giusto è che tutti quanti si devono vaccinare e quindi quando chiamiamo il Green Pass ci vuole per forza, ovunque bisogna andare, treno, aereo, dovunque. Siamo più sicuri in questa Siamo maniera. vaccinati, abbiamo preso il Covid, E quindi sappiamo cosa vuol dire avere il Covid con 27 giorni in ospedale, 27. con la pelle d'oca. Si viaggia più sicuri col Green Pass? Sì. Sicuramente per le persone anziane si viaggia più sicuri, questo è chiaro, è lei che deve viaggiare. Io devo Noi partire, sì. Dove va signora, possiamo chiedere? A Venezia. Andiamo a Cerano. Ah, vabbè, quindi in quel caso non vi serve comunque. No, difatti. Lei è stato qui per vacanza? Sono qui per vacanza, sì, l'ultima settimana, così me la sono presa, io lavoro a Roma, quindi insomma. Ti è piaciuto l'Abruzzo? Sì, l'Abruzzo già lo conoscevo, però insomma è una bella terra, una bella terra.